Siena è una città che accoglie tutti. Certo, certo, sì, 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 sì. Disabili, sì, sì, certamente sì. Di questo sono convintissimo. Sì, sì. Guardi, io ho fatto il giro di quasi tutta l'Italia e mi sono trovato benissimo a Siena, perché a Siena c'è quell'ospitalità che ci garantisce una vita, diciamo, tranquilla comunque. Siena è una bellissima e molto, diciamo, per i residenti extracomunitari è molto... Sì, sì, io mi trovo benissimo a Siena. Mi trovo benissimo, mi sento estraneo quando i giorni del palio, però capisco che, insomma, non è una cosa che mi appartiene, quindi... Non la vivo così come la vivono i senesi, però per il resto... Si dice che la maggior parte dei senesi non vivono più a Siena e poi preferiscono andare fuori. Secondo lei quali sarebbero le ragioni? Le ragioni sono che, semplice, affittano le case agli studenti e loro vanno fuori e con quei soldi degli studenti che sono all'università, niente, pagano la casa fuori, certamente. Sì, quindi... Comodo. Allora, secondo la sua struttura attuale, il tuo centro storico, cosa si potrebbe migliorare per aiutare in quel domeno, proprio fare la città essere più attraente per tutti, anche quelli che vivono già a Siena? I colori, ragazzi. I colori, i muri devono avere più colori, devono essere rinnovati. Sì, è vero che Siena ha quella cultura di mantenere l'aspetto storico, no? Però... per renderla un po' più attraente, mi sa che è troppo vecchio, ecco, diciamo, è troppo vecchio quello che si vede a Siena. Se potessimo rinnovare un po', mettere un po' di colori e rifare un po' di strade, perché non posso immaginare quante scarpe ho già perso su queste strade, che sono un po'... quindi per rendere la città più attraente sarebbe quello. E niente, Siena è abbastanza bella, quindi uno si divertirebbe meglio a Siena. Okay. Quindi la struttura di Siena, il centro proprio storico attuale, secondo lei è adatto per tutti, tipo stranieri, turisti, immigrati, sì, tutti? Sì. Il tema degli studenti, si dice che gli abitanti che sono rimasti hanno problemi con gli studenti che la sera fanno casino e poi... No, ma non credo. Ora qualche volta c'è stato un po' di caos quando c'è la movida, quando c'è qualcosa del genere, ma... Personalmente non sono ancora stato attore di un tale fenomeno, però direi che se quel problema esistesse veramente dovrebbe essere una cosa che chiamo sempre in inglese il mindset. Quindi dobbiamo rifare tutte le nostre mentis e vedere esattamente come accettare l'altro con le sue differenze. È tutto qui, quindi è una questione di comunicazione interculturale. Se i cittadini senesi riescono ad accettare gli altri con la loro cultura e gli altri riescono ad accettare quelli di Siena con le loro differenze, penso che la città sarebbe più che bella. Quindi secondo me il conflitto di generazioni, il conflitto di appartenenza culturale sono tutte cose che esistono nella mente e che esistono nel modo di programmare la mente dell'uomo, e non siamo oggetti, non siamo cose da programmare, quindi dovremmo normalmente cancellare tutte queste cose e rendere la vita più facile. No, io non lo vivo questo conflitto. Thank you.